Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Ragazzi, torniamo a parlare di MotoGP perché il campionato del mondo riparte nel prossimo weekend da Silverstone. Quindi luci accese, occhio perché i Centauri ragazzi stanno per tornare. Si riparte da Silverstone, una delle piste più fantastiche del circus. Quindi veramente lo spettacolo sta per tornare. Ma ovviamente fra questi piloti non ci sarà Marc Marquez, che ha le prese con la riabilitazione dall'infortunio. Ebbene, a quasi 2 mesi di distanza cerchiamo di capire Marc Marquez in che condizioni sta e come soprattutto Honda sta provando a sopperire all'assenza del campionissimo spagnolo. Ripeto, sono passati 2 mesi di distanza dal quarto intervento all'omero destro e il recupero sta procedendo a gonfie vele, come attestato appunto dalle 2 visite mediche che Marc Marquez ha effettuato in questo periodo. 2 visite mediche, la prima il 18 giugno, l'altra a distanza di 1 mese, effettuate presso l'Hospital Ruber International di Madrid. L'equipe medica composta dal dottor Joaquín Sánchez Sotelo, colui che si è occupato dell'operazione, è il dottor Samuel Antuna. Quindi Marc Marquez, dopo queste 2 visite mediche, diciamo che è molto più ottimista. Il recupero sta procedendo come appunto nei piani stabiliti. Infatti, dopo l'ultimo controllo medico, lui ha detto addio praticamente all'imbragatura che lo accompagnava sin dalla prima operazione e si è dato via alla nuova fase del recupero di Marc Marquez, senza pause ma anche senza fretta, come ha mostrato Marc Marquez sui social. Infatti negli ultimi giorni Marc ha pubblicato un video, come solitamente lui trascorre queste giornate di attesa dal ritorno in MotoGP, e quindi lui dopo un caffè mattutino inizia con gli allenamenti insieme al fratello Alex Marquez, allenamenti comunque molto duri alle prese con corse, sprint, recuperi per quanto riguarda la condizione fisica. E quindi veramente abbiamo a che fare con un Marc Marquez che vuole tornare immediatamente in corsa anche sotto l'aspetto fisico. Infatti ancora una volta alla fine del video si vede la cicatrice, come a voler ricordare che bisogna attendere. Quindi c'è anche dell'organizzazione specifica per quanto riguarda la creazione di questi contenuti. Si vede sì un Marc Marquez che sprinta, che corre, che si allena, che fortifica la tenuta fisica del braccio, ma che comunque fa ricordare a tutti che la cicatrice è ben visibile. Sono delle immagini incredibili, vi invito a recuperare le foto di Marc Marquez con la cicatrice perché sono veramente... Veramente fanno impressione. Improbabile che lo vedremo a settembre, come inizialmente aveva preannunciato sui social, ma il fuoriclasse di Cervera non smette mai di stupire. La squadra attende con impazienza il suo ritorno nei propri ranghi per continuare con la ricerca, con il setup della moto, per confermare ovviamente il ritorno del campione in pista, per poter puntare alla vittoria. E quindi in questa parte del video cerchiamo di capire come Honda si sta appunto muovendo. Vi ho raccontato nei video passati delle problematiche di Honda, addirittura si parla di un addio di Repsol, quindi stiamo parlando di un mondo Honda che si è capovolto rispetto a quello che è stato fino a qualche anno fa, sostanzialmente prima dell'infortunio del campionissimo spagnolo. Infatti la Honda sta vivendo una fase di grandissimo shock. Da un lato abbiamo una lineup da rifondare il prossimo anno, abbiamo Repsol che comunque è intenzionato a lasciare la MotoGP, abbiamo comunque Puig che comunque non è saldo al suo posto, e quindi sulle spalle di Marc Marquez c'è praticamente il futuro della Honda in MotoGP. Da un lato i suoi feedback sono necessari per continuare con l'evoluzione della moto, perché comunque la Honda intende creare la moto su misura per Marc Marquez, che poi sia consona anche agli altri è un dato relativo, ma la Honda vuole continuare così perché sta vedendo anche quello che sta combinando la Yamaha M1 con Fabio Quartararo. Quindi identificano un pilota che può vincere, che può lottare per il mondiale, per creare appunto tutto su di lui, la stessa cosa che sta facendo la Yamaha con Fabio Quartararo. Ma dall'altro lato non sempre arrivano risposte pronte dal team dei giapponesi, perché comunque le indicazioni di Marc Marquez sono molto precisi ed è una qualità incredibile del campionissimo spagnolo, cioè quella di indirizzare veramente alla stragrande e in maniera fantastica lo sviluppo della moto. Ma
Honda non ha sempre portato dei pezzi fantastici e che andavano a 1000. E quindi attenzione, perché bisognerà rivedere alcune procedure interne per attuare l'attesa rivoluzione, che non potrà essere solamente tecnica, quello che vi ho raccontato io. E quindi vedremo, riuscirà la Honda a creare questo prototipo fatto su misura per Marc Marquez, ma soprattutto Marc Marquez riuscirà a non avere mai intoppi nella prossima stagione e quindi riuscirà a completare un'annata senza difficoltà? Sono sicuramente delle domande attualmente senza risposta. Alberto Puig, il team manager della Honda, poco, a lui poco importa avere una moto fantastica per gli altri piloti se non c'è un Marc Marquez capace di vincere i mondiali appunto su questa moto, perché si ha comunque poca fiducia nei confronti degli altri. Certo, l'arrivo di Rins e di Mir potrebbero l'arrivo di Rins e di Mir potrebbero aiutare la Honda a non pendere solamente da Marc Marquez, però stiamo parlando di Mir, che è uno dei piloti campioni del mondo più sottovalutati dall'intero paddock, che io ogni volta mi continuo a domandare sul perché una cosa simile. Mir è veramente un ottimo pilota, non un fenomeno, ma è un ottimo pilota. Il suo titolo mondiale è strameritato. E invece c'è comunque chi nell'ambiente paddock considera quel titolo mondiale non tanto veritiero. E qui arrivano i dubbi comunque sui piloti. Rins, che è un pilota che comunque è talentuosissimo, forse più talentuoso di Mir, ma deve dimostrare sempre di più, e quindi abbiamo una lineup che deve contare solamente su Marc Marquez. Perciò Alberto Puig punta sulla creazione della nuova Honda, ma aspetta ovviamente le indicazioni di Marc Marquez. Dal momento in cui Marc Marquez tornerà in pista al 100%, credo che anche lì Honda farà dei cambiamenti significativi sulla moto. E quindi l'incantesimo che si è rotto, insomma, dopo l'incidente di Jerez del luglio 2020, deve ancora trovare una fine questo lungo calvario, a cui si è aggiunta la diplopia in successiva e in successivo in successione, ovviamente ancora non ha fine. E quindi attendiamo il ritorno di Marc Marquez, come ritornerà, e poi vediamo la Honda come appunto svilupperà la moto seguendo le indicazioni comunque del campionissimo spagnolo. Ragazzi, questo è il video su Marc Marquez per sapere appunto le ultime sulle sue performance, sulle sue condizioni fisiche. Ripeto, difficilmente tornerà in pista a settembre, ma con Marc Marquez ovviamente nulla è deciso. Ovviamente stiamo parlando di un pilota che tante volte ha stravolto la timeline generale. E quindi vi ho anche raccontato come la Honda intende sviluppare la moto, ossia praticamente non intende fare niente fino a quando Marc Marquez non tornerà a bordo della sua Honda. E quindi ragazzi, questo era il video sulla Honda. Mettete like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi a questo canale se non potete perdere nessun aggiornamento sui miei video futuri. Ragazzi, vi saluto, ciao a tutti da Domenica Versa, saluti raga.